Nella prefazione secondo me abbiamo fatto molto bene e siamo mancati negli ultimi 16 metri, nella scelta finale, nella cattiveria agonistica che occorreva per buttare dentro la palla o impattare qualche cross messo dentro il rigore, perché ne abbiamo messi tanti di palloni a tal punto che Notaresco ha cambiato pure modulo perché stava un po' in difficoltà e lì forse dovevamo essere più bravi, più decisi e anche più cattivi nel poter passare in vantaggio. Poi con l'uomo in più sicuramente i spazi sono ristretti, anche se abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti con Festa, Ciarcelluti, Orlando, Pepe, l'episodio poteva sbloccare il risultato e ci abbiamo provato e peccato perché magari la squadra ha dato tutto, ha interpretato bene la partita di fronte a una squadra importante che merita la classifica che ha, sapevamo delle difficoltà che ci poteva creare, però secondo me abbiamo fatto una buona partita e accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti. Volevamo la vittoria tutti quanti, però la prestazione c'è stata, i ragazzi non possono improvvisare niente, se non quello che abbiamo detto un attimo fa, che occorreva forse una cattiva determinazione in più sotto porta, tante volte vogliamo entrare con la palla dentro la porta, invece basta provare qualche volta più con convinzione il tiro, perché abbiamo giocatori che ha questa qualità tecnica, li siamo mancati, però ci abbiamo provato, quindi nulla di improvvisare ai ragazzi. Mister, uno 0-0 da inquadrare come? Una partita poche emozioni, alla fine voi vi consolidate il terzo posto. Sì, la partita sofferta sin dall'inizio contro un buon Pineto, ha fatto una buona partita, noi abbiamo avuto soprattutto il primo tempo poco palleggio, poco possesso palla e abbiamo concesso anche abbastanza con diversi traversoni, diverse palle messe dentro. Non siamo stati, non abbiamo avuto l'approccio che volevamo, questo sicuro, grazie anche al Pineto che ha affrontato molto bene l'inizio della partita. Al secondo tempo poi ci eravamo sistemati a livello tattico e di atteggiamento, poi c'è stata la doppia ammonizione di Minnella che ha complicato un po' le cose, ci ha fatto perdere un po' di distanze, ci ha fatto perdere un po' di quella situazione positiva che avevamo creato, però devo dire che alla fine la squadra ha sofferto, ha saputo soffrire, devo dire che faccio i complimenti per questo. Esce quindi rafforzata la squadra dopo un altro test importante e soprattutto un altro momento di difficoltà superato? Sicuramente sì, è uno scontro diretto, non l'abbiamo perso, non abbiamo subito gol, è 3 partite che non subiamo gol e questo è un dato importante. Riusciamo rafforzati dall'aspetto caratteriale, dall'aspetto agonistico, meno dall'aspetto tecnico, questo sicuramente, però voglio dire, a volte nel campionato capitano partite di questo genere. Dobbiamo sapere che c'è anche l'avversario e oggi abbiamo trovato un Pineto ben messo in campo e un Pineto che è riuscito soprattutto nel primo tempo a metterci in difficoltà.